Bene, il momento acustico A2 è finito, ma non è ancora finito del tutto, perché quanto tempo ancora di rientro, dopo dimmi quando, è ancora un brano abbastanza acustico, nel senso che durante le prove sia Biagio che Stefano De Maio mi hanno chiesto di dare un input per l'arrangiamento, di suonare quelle robe che fai a modo tuo con le percussioni, che quindi è diventato questo, cioè il groove principale, che è quello che, con cui il brano inizia, è questo. Siamo in Mi minore, sempre Mi bemolle minore, ok? Quello che senti è il piede perché c'ho i microfoni, ok? Quindi è 1, 2, 3, 4. Ok, questo è tutto sincopato. Pa, 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 pa. Questo è uno stacco che facciamo tutti insieme. Quindi vediamo da questa angolazione. Tolgo il piede, ok? Così senti più pulito. 1, 2, 3, 4. Accordo è si settima quinta diesis, ok? Strofa. Non ci credevo. La minore. Re settima. Ancora re settima. Sol maggior 7. Re settima. Sol major 7, la minore, ah scusami, adesso parlare e suonare, qua il ponte è la minore, mi minore, si settima, mi minore, quindi qua faccio così, 3, 4, ok, per questo non riuscivo a parlarci sopra. Na 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 da di da da na 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 da da na na na. Ok, quindi qui modula, va in sol minore, quindi quanto tempo? E quindi fa Do minore, quindi Sol minore, Do minore, Fa maggiore, Si bemolle, Sol minore, uguale, Do minore, Fa, Si bemolle, coda, ricomincia. Quindi questo sviluppo è gira lo stesso, però una terza minore sopra. Do minore, Sol minore, Re settima, Sol minore, Sol, e si torna in Mi minore. Quindi diventa intro. Ok? Quindi, dopodiché c'è di nuovo la strofa, c'è di nuovo il ritornello e poi tutta la coda in cui di nuovo tutta la band sfuma e restiamo da soli io, Biagio, Leo di Angillo un po' alle percussioni, il Megger, Alessandro Magri al Fender che anche lui sfuma, il basso va via Gabri e restiamo da soli io, Biagio, perché a volte Biagio decideva di fare questa coda a tempo. Altre volte invece, stando vicino al pubblico, togliendosi le cuffie per seguire le persone che cantano, essere insomma in simbiosi col pubblico, decideva di farlo tutto più largo, quindi io mi fermavo, che parecchie volte è successo, e l'ultimo accordo è questo. Ok,
ok?